vedere. Vorrei dedicare proprio un'istantanea a come io ho percepito e sto percependo il lavoro che si sta sviluppando in questa società, lo stile e l'atmosfera. Intanto dai gruppi di lavoro di cui avete riassunto i temi e i movimenti più importanti emerge una caratteristica specifica, cioè una funzione di frontiera in cui questa società di formazione psicoanalitica si occupa di una frontiera tra il mondo interno e il mondo esterno, tra l'individuo e il sociale, tra l'intimo e il culturale, in una maniera molto, molto specifica, molto particolare. Questo è quello che colgo io. Che non vuol dire privilegiare la realtà esterna a scapito di quella interna, ma proprio raccordare queste due realtà con un'attenzione, tutti e due versanti, con una cura per il raccordo, e mi pare anche di poter dire di aver partecipato sia al dibattito di ieri, sia a un gruppo di stamattina, anche con uno stile di lavoro molto intervisivo. La dottoressa Di Giulio ha usato questo termine che avevo usato anche in altre occasioni, che trovo particolarmente adatto a descrivere l'intervisione che si differenzia dalla supervisione, dice la parola stessa, proprio perché mostra un lavoro di gruppo, di comunità, e questa caratteristica di frontiera si sente anche nei report che vengono presentati oggi pomeriggio. I temi sono stati scelti evidentemente anch'essi non a caso, penso riflettano in città e in accordo con le sensazioni avute, riflettano un interesse della società che corrisponde a un suo intrinseco spirito, mandato e funzione. E tutti questi temi sono attraversati da una riflessione che si intreccia con ogni specifico tema che porta alla formazione, cioè come si possono formare professionisti che si occupano di queste diverse frontiere in una maniera coerente con l'origine psicoanalitica e con il contatto con questi elementi. Ci sono dei diversi apporti che sono stati presentati, quello che faccio più fatica a commentare è quello del gruppo a cui ho partecipato questa mattina, quello sulla rete. E devo dire che la vostra riflessione collettiva comunque è andata molto avanti, perché già la presentazione dei due lavori introduttivi era di grande ricchezza e ampiezza, e cosa poi che ho notato, riferita anche dagli altri gruppi, la partecipazione dei giovani è stata di una freschezza, ma soprattutto di una naturalezza personale, cosa che ha un significato intrinseco. Mi sembra che stiate studiando questo tema della connessione con la connessione generale in una maniera molto ricca e sicuramente portatrice di spunti utili anche al di fuori della vostra associazione. Serviranno molto anche a noi tutte le considerazioni che state facendo. A voi e a tutti i gruppi che si occupano di relazione in questo periodo. Il senso di cambiamento è percepibilissimo, è percepito ed è un cambiamento su più fronti, incluso quello appunto degli interventi. Non cambia solo il mondo, stiamo cambiando tutti noi. Il problema è riuscire a seguire ragionevolmente e con certa riflessione quello che ci sta succedendo.
secondo tema sviluppato, quello presentato dal professor Giovanni sull'istituzione, nei suoi vari aspetti, ho molto apprezzato il riferimento storico a quello che le persone formate psicoanaliticamente hanno fatto negli ultimi 40 anni. Perché in realtà quello che le persone formate analiticamente hanno fatto è stato molto diverso da quello che è stato fatto nelle sedi più ideologiche. Un enorme equivoco ha attraversato la storia della psichiatria italiana, cioè che gli operatori con formazione psicoanalitica volessero fare la psicoanalisi delle istituzioni. Non è così. Volevano riflettere su quanto accadeva o non accadeva nelle istituzioni utilizzando strumenti di pensiero psicologico nelle cosiddette supervisioni. Tanto che super, che è molto intra, esattamente, e che hanno cambiato l'atmosfera nelle istituzioni psichiatriche enormemente, rendendole più vivibili, più comprensibili, e, insomma, cambiando profondamente la convivenza tra operatore e paziente. Il gruppo di lavoro della dottoressa Borsari sulla costruzione delle risorse ha affrontato il grande tema dei grandi interventi socio, familiari, culturali, eccetera, e ha coniato, tra le altre cose, delle metafore preziose che rendono l'idea di avere un luogo per cui non ho capito perché è casa ma è mobile, è un contenitore ma ha una agilità, una capacità di andare verso, di andare incontro, di ospitare là dove più serve, di creare uno spazio condiviso che naturalmente non sarà un altro, un posto per i pensieri, per gli accoglimenti, così anche un angolo che il terapeuta che sa benissimo di muoversi su finali o addirittura su fini particolarmente difficili, che però trova una sua maniera di gestire gli equilibri grazie al settimo intero cui si è parlato. E qui di nuovo il problema della formazione sarà menzionato come cruciale, verissimo, si può risolvere. Nel panel sulle difficoltà identitarie, in cui è stata segnalata la mancanza dei garanti psicosociali che sostengono, strutturano, organizzano la vita dei singoli o dei gruppi, nuovamente, dopo una serie di pensieri su come si struttura la reazione, prendo la relazione di Maurino, il pensiero, dopo aver pensato alle identificazioni stereotipiche, io non sono toccato, sono mio avvocato, nuovamente, nel caso dell'autore dottor Sasso, porta il problema della formazione per costituire identità professionale evidentemente non sostitutiva del sé terapeuta, ma comunque connotanti una consistenza dell'assetto di lavoro. E, riguardo al gruppo invece sul multietnico, ecco, mi hanno molto colpito i riferimenti agli affetti travasati o addirittura impattati durante il lavoro, la nostalgia, questo lo possiamo benissimo immaginare, possiamo immaginare che forza, quanto forza della giornata, la rabbia, l'accoglienza non solo nei confronti dei bisogni fisici ma soprattutto di quelli psichici, probabilmente scissi o dissociati in molti casi, l'immagine terrificante di quello che ha giocato a palla con una testa umana, naturalmente da un lato si mette in contatto con la potenza del trauma e dall'altro pone il problema inevitabile per distinguere e riconoscere
da dove sei il piacere, da identificazione con la persona, quando l'identificazione con l'aggressore è un meccanismo universale e che non implica necessariamente la fissazione del piacere, travalica invece quest'ultimo passaggio. Allora lì, secondo me, bisogna fare molta attenzione, perché se c'è un investimento narcisistico e una fissazione del piacere, stiamo trattando con qualcosa di profondamente. Il richiamo molto bello anche qui alla formazione su cosa può fare la CDP mi è sembrato veramente interessante, cioè l'idea che in sé è semplice, ma non ci si pensa mica tanto, di mettere in contatto tra loro quelli che vivono situazioni così difficili e di farli sentire anche ascoltati da interlocutori qualificati. Non dico sempre semplice, ma non è affatto ovvia, perché sicuramente è molto difficile che questo avvenga, a meno che un'istituzione non abbia in sé una disposizione in questo senso e non si dia anche questo compito. Il lettore culturale studiato, che questo mostra l'attenzione al campo nel suo insieme. E quindi io concluderei dicendo che la mia esperienza con voi qui mi dà l'idea di una notevole specificità della vostra formazione e dei vostri interessi, con una preparazione accurata, approfondita dal punto di vista teorico, con un evidente percorso clinico, ma con in più questo aspetto che è effettivamente inusuale. Mi colpisce anche il fatto che di tutti questi temi abbiate fatto un paio. Sì. Grazie, Stefano. Prima di passare la parola a Renza, l'Aurora, per la conclusione dei lavori, vorrei dire soltanto una cosa. Questo, io faccio un lavoro privato, quindi contesti e come la passione produce sentimenti, è la generosità con cui ci ha tante idee scontate, fornito uno specchio in primo posto, perché delle volte si è, ma se non è vero qualcuno con un po' di specchio, ci vuole, va molto bene, in questo specchio ci troviamo. Allora mi veniva da dire che anche la mia impressione per la mia impressione generale è molto molto buona, provo proprio una profonda emozione di soddisfazione, anche se ho sentito in vari momenti dei vari panel proprio l'attraversamento anche del quasi come dire la paura dell'ignoto, della preoccupazione di crescere i figli. Non ci possiamo consentire il lusso di dire che ci facciamo con comodo. È come se dovessimo fare dei figli, e quindi proprio i figli, che già stiamo facendo, ci chiedono sicurezza, forza, attenzione alle problematicità in cui noi stessi, e quindi la comunità, sta anche da questo, ci sentiamo coinvolti. E abbiamo cercato di dare ascolto e fare un tesoro di tutto ciò che è emerso da questa. Da questo momento di incontro, ma mi piacerebbe anche ricordare come è nato questo convegno, questo titolo, questo tema e come sono nati anche i titoli dei panel, nel senso che ci siamo trovati in questi ultimi 2-3 anni a sentire nella società un grande bisogno di connessione. Dobbiamo purtroppo usare questo termine anche se ci porta su capo virtuale, ma non è così, perché qui stiamo parlando di mettere le persone in contatto, che pure magari si identificano in una stessa società, ma che finiscono per una qualche ragione per parzializzarsi, per territorializzarsi, per trovare difficile congiungersi. E l'opera promossa nella società è stata quella di
allo studio su modelli, ma nel senso proprio di occasione per dire prendiamo questo materiale, tutto e tu non so come lo leggi, ma è un modo per avvicinarci. E quello che in effetti abbiamo, io oggi sento, e che ci ha spinto a questo comunicato sentivo, è stata la sensazione che forse l'avvicinamento aveva, per così dire, incoraggiato anche un po' tutti a mettersi in gioco, a parlare delle difficoltà, a parlare delle loro conquiste, perché passano molto spesso attraverso la pratica clinica, no? Abbiamo detto su quante cose e tante certezze di riferimento teoriche ancora non ci sono. E questo ci ha sostenuti nel lanciarci in questa cosa che effettivamente non è proprio così facile. Per cui abbiamo subito pensato che Bolognini ci portasse una cornice internazionale, perché anche noi volevamo sentirci, diciamo, nella nostra società, ma in un mondo più ampio, che parla di psicoanalisi e si connette, per connetterci nel senso proprio puntare del termine, lavorando il più possibile di organizzazioni, panici e associazioni di vario genere. Questa è stata un po' la linea, per cui sono anche nati i temi dei panel, proprio non appena ci si è messi un pochino a pensare su quali aree noi ci stiamo cimentando, trovando in difficoltà, soprattutto abbiamo bisogno di confronto, come diceva Giampaolo Sasso, noi abbiamo bisogno di esporci, di recuperare una dimensione gruppale in maniera molto forte, oltre perché nel gruppo si possa alimentarsi un'atmosfera in base alla quale io parlo di me, ti dico e posso tollerare che tu mi dica mi trovo ma non mi trovo neanche. Forse se fai così, perché a me non è un problema, potrebbe essere meglio. Allora mi viene quasi da dire che oggi è come se, diciamo, non esiste più il mistico che estrae il pensiero dal gruppo, ma che oggi il vero mistico è il gruppo. La funzione più parte è il vero mistico della situazione sociale di oggi, perché da essa può tirare fuori, da una relazionalità più ampia, qualche cosa che poi si condensi e possiamo dire è un pensiero nuovo di uscita. Quindi accolgo molto l'invito di Giampaolo e soprattutto apprezzo tanto che Marta ha fatto per ricordarci dove è il primo campo su cui la psicoanalisi ha evoluto il suo pensiero, e non perché ha sempre curato psicoanaliticamente, ma perché si è confrontata con tante cose. Quindi questa è senz'altro pertanto una riflessione su cui proseguire, ma ancora di più venire da pensare anche che l'istituzione stessa, la società, per esempio, no? È come se davvero oggi dovesse diventare, avere un po' di più una funzione di garante, anche lei, diciamo che i nuovi garanti dove sono il consumismo, la roba, sì, garanti che diciamo ci portano in un'area di funzionamenti sempre più dissipati, ma pensando anche proprio alle nuove leve, alla formazione, all'aiuto di trasmettere, che tradisce anche l'ansia di non fare perdere questo patrimonio, perché i cambiamenti che incalzano ci trasmettono una certa angoscia di fondo, ed è proprio il gruppo lo strumento che ha, il gruppo di istituzione che ha la potenza di tenere questi affetti dentro e fare in modo che vengano rimessi in movimento. Quindi, per certi versi l'ascolto, l'attenzione al processo di formazione, l'ascolto delle realtà che i giovani vivono, perché noi condividiamo la stessa stregua, perché la precarietà, come si diceva, è oggi una condizione di condivisione, sulla quale però come istituzione dovremmo, per così dire, porci con una maggiore potenza, forza, capacità di convincere che l'investimento sulla società
possa rinnescare un circolo virtuoso molto utile in questi tempi, perché diventa nel suo numero una funzione che ha di quelli che nei cambiamenti sociali ci vengono sempre più avvicinati. Allora l'invito è ad avere davvero cura dello stare insieme, non perdere mai di vista la dimensione gruppale della vita psichica e la condizione di base nella quale veramente il soggetto può venire ad essere una persona che non fa qualche cosa. E ad avere cura dell'istituzione, cioè il convegno, sulla terra, quindi adesso faccio il piccolo piccolo, è come se noi dovessimo porre, farci, non dico ogni giorno, ma ogni tanto, un po' di domande sul tipo quanto cura ho avuto della mia società. Cosa ho fatto per non sperperare energie, risorse? Cosa ho fatto per non sporcare? Cosa posso fare per, tra virgolette, cioè fare i miei legami, lavorare sulle incomprensioni, aiutare? Niente, qui direi che mi fermo qui, perché mi sembra che l'incontro di oggi diciamo è stata una risposta che conferma sulla linea dell'importanza di seguire questa linea, di incontrarci, di conoscerci, di capire dove siamo forti, dove siamo deboli, di socializzare questa condizione umana e di accogliere e diciamo pensare al processo formativo come una cosa in cui siamo in ballo di entrambi e in cui dobbiamo cercare di dare più che si può a chi si forma e soprattutto trasmettere la fiducia che possono contare su uno strumento di tranquillizzazione psichica e di potenza neuroistica scientifica che è la società. Saluto e ringrazio a tutti.